Buon pomeriggio. Vi leggo la composizione del governo. Innanzitutto i ministri senza portafoglio. Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Paola Pisano, alla quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Francesco Boccia, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Giuseppe Provenzano, al quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Vincenzo Spadafora, al quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport. Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia. Enzo Amendola, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora sarò affiancato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese, dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, dal ministro della difesa Lorenzo Guerini, dal ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La competenza in materia di turismo sarà invece attribuita al ministro per i beni e le attività culturali, Teresa Bellanova. Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, Paola De Micheli. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Ministro per i Beni e le Attività Culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini. Ministro della Salute, Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio medesimo, Riccardo Fraccaro.